cari ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, buonasera da Alberto Fiano. È domenica 29 agosto, ovviamente corrente anno, ore 23:10. Si è da poco conclusa Salernitana-Roma, gara valevole per la seconda giornata di campionato Serie A di calcio 2021-2022, considerando anche le due di Conference League contro la compagine turca di Trebisonda, la Roma di José Mourinho ha fatto il record di 4 vittorie su 4 gare ufficiali, 2 appunto della appena annunciate di Conference League e 2 di campionato. Dopo l'esordio che l'ha vista vittoriosa all'Olimpico 3-1 contro la Fiorentina, la Roma si ripete questa sera alla Reche di Salerno, seguita da 1200 tifosi impagabili per il sostegno che è andato alla squadra per tutti i 95 di gioco. La Roma espugna la Reche con un netto 4-0. E bisogna dire che dopo un primo tempo comunque che si è chiuso 0-0, dove l'11 di Castori praticamente ha messo i pullman e i trattori, come si suol dire in gergo, davanti l'area di rigore, la Roma nel secondo tempo comunque ha surclassato la compagine della Salernitana e ha portato meritatissimamente a casa la vittoria con un netto 4-0. Ma c'è da dire che anche durante il primo tempo, nonostante all'intervallo si sia andati sullo 0-0, la Roma comunque ha sempre dato la netta impressione di far sua la gara in ogni momento. Si sapeva che queste gare con questi avversari così ostici, rognosi, possono presentare qualche difficoltà a sbloccarla, ma poi una volta sbloccata comunque è ovvio che il tasto tecnico si faccia ancora più ampio e netto, e così è stato. Comunque ecco, ripetiamo che anche dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti non si è mai avuta la preoccupazione che la Roma non potesse far suoi questi 3 punti. È una Roma sempre più ad immagine e somiglianza del suo straordinario allenatore José Mourinho. Veramente l'allenatore qui fa la differenza in un calcio mercato dove comunque anche per via della crisi economica accentuata dalla pandemia che è ancora in corso dovuta al virus Covid-19, io credo che i tecnici in panchina possono essere quel quid, quel valore aggiunto in più che possa determinare le sorti di una squadra, di una stagione, di un trofeo, di un campionato. E in questo la Roma comunque con José Mourinho veramente penso abbia preso il troppo, e non parlo da fazioso, ma veramente qui si vede la mano del grande allenatore, sia a livello atletico, a livello tattico, ma soprattutto a livello mentale, caratteriale e di mentalità vincente. Infatti, come dicevamo, è una Roma sempre più ad immagine e somiglianza di José Mourinho, ossia è una Roma pragmatica, sagace e intelligente tatticamente, ferocemente e costantemente sempre concentrata sul pezzo durante la partita, granitica, coesa, affamata, ambiziosa, dove tutti, sia titolari e non, si sentono pienamente coinvolti nel progetto, e anche le esultanze a ogni gol della Roma ne sono la testimonianza. E poi mettiamoci anche che una Roma che sta a regalare ovviamente anche sprazzi di gioco notevoli, non costanti tipo il calcio di Guardiola, ok, per fare un esempio, ma comunque è una Roma che sa sempre cosa fare con la palla tra i piedi e che sa, ecco, dare quelle zampate così feroci proprio alla partita con accelerazioni improvvise, sempre cercando la profondità e la verticalizzazione palla a terra, facendo male alla difesa avversaria. E infatti l'azione del secondo gol della Roma è veramente da PlayStation, ossia da mandare come pregiato materiale tattico appunto a Coverciano. Quindi benissimo così, la Roma ha vinto, ora c'è la tosta, piedi a terra, mancano anche 48 ore alla fine del mercato, speriamo ecco che
dal calciomercato venga fuori qualche altra sorpresa, cosicché proprio da rafforzare ancora di più quelle grandi ambizioni che questa Roma comunque più la vediamo e più insomma ci fa ambire e sognare e sperare. Altro non abbiamo da aggiungere al riguardo, vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio anche il mio amico Roberto De Angelis, che saluto sempre per la concessione dello spazio che ci concede. E non mi resta che darvi appuntamento per i prossimi post partite, dopo ogni gara della Roma, appunto, sia nel campionato, in Conference League e poi quando sarà a dicembre anche in Coppa Italia. E una buona settimana a tutti quanti e ovviamente si chiude più che mai con un entusiasta veramente o entusiastico che dir si voglia. Taglie, Roma, taglie. Ciao da Alberto Fiano.